esclusiva su Prime Video. Accanto a me Massimo Ambrosini. Ciao Sandro, buonasera a tutti. Vi ricordo già l'appuntamento per il prossimo mercoledì, esclusiva Prime Video. Mercoledì prossimo Prime Video, la nostra esclusiva. Aspetta l'intervento per ottenere il calcio d'angolo. Ottiene l'obiettivo. Adrian Bernabé, tocco per lui, prova ad addomesticarlo, pericolo! Il movimento è stato perfetto, si è fatto trovare pronto e ha segnato. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Segnato al quinto minuto il numero 14. Che shock per lui, ma adesso è un'occasione importante per riscattarsi. Ma il pallone sfila via, di chi è la rimessa? Conquista il pallone, ancora buono. Poi in difficoltà? Pronta la sciabolata, eccola. Bella l'idea. E qui manca il controllo. Il Parma è reduce da una prestazione deludente che i tifosi e la stampa imputano soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro, ci ha messo la faccia. Nel post partita si è assunto tutte le responsabilità. È innegabile che il risultato sia stato condizionato anche e soprattutto dalle sue scelte tattiche. Cherry. Si fa sentire però col fisico. Cherry. Alimenta l'azione. Cerca spazio. Salta altissimo. Non preciso. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. È grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Filtro e pallino secco! E c'è il pallo pieno! Incredibile! Tutto cambia l'occasione. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Sfonda tutto! Palla che rimane dentro e poi spazzata via. Centrarsi, prova a liberare il destro, si avventura in una... Cherry! Bravo errore! Chissà cosa gli passa ora per la testa, errori come questi lasciano sempre il segno.
Sergi Roberto ha riconquistato subito il pallone, allarga, andiamo per il Parma che meglio non ce n'è, non posso stare un giorno lontano senza te, cantiamo le cosanti, leoni, giallo, blu, il simbolo del gruppo è la nostra gioventù, giallo, blu, la la la, giallo, blu, la la la, giallo, blu, la la la, il simbolo del gruppo è la nostra gioventù, andiamo per il Parma che meglio non ce n'è, non posso stare un giorno lontano senza te, cantiamo le cosanti, leoni, giallo, blu, il simbolo del gruppo è la nostra gioventù. Cerri. Prova ad approfittarne. Cerri. Mette avanti. Alberto Moreno protegge sulle mani si apparmigiani, 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 sulle mani si apparmigiani. Rimedia. Prova a metterla in mezzo. Aspetta, stavolta sceglie bene il tempo. Recupera. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Sempre gioca, ci arriva ancora una volta. Bella l'idea, prova lui! Messo fuori. Ci è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Ci sarà un minuto di recupero. Ancora alimenta l'azione lui. Lo supera, prova il cross basso. E finisce. Partita ancora aperta, Massimo. Zero del primo tempo, quanto a me sempre Massimo Ambrosini. I primi 45 minuti sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Si ricomincia. Il Como ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal punto. Spara via. Tocca
tentativo, ma insomma era ovviamente transagonistica per recuperare palla prima possibile. Ha commesso fallo lui. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Adrian Bernabé. Si avventa sul pallone ma solo per controllarlo per la rimessa. Riesce a girare, attenzione! Freddo, spara via! Di nuovo lui. Recupera. Sergio Roberto. Adrian Bernabé. Ancora sotto, hanno bisogno di cuore e forse di un colpo di fortuna per aggiustare la situazione. Non c'è spazio per lui, però ancora rimessa. Adrian Bernabé, autore di un assist nell'ultima partita. Lanci in profondità. Ecco il cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. Il numero 8. L'autostrada per lui. Numero. Ancora un tocco in mezzo. Prova il tiro! Palo pieno! Adrian Bernabé. Filtra bene il pallone. Può solo sfiorare però. Preferisce ricominciare. Ancora lui. Rimondata. C'è un tocco. Così. C'è di mezzo. Thank you.
Attenzione, una sostituzione. Gianni Balzerini. È proprio quello che stavo per dire. Meglio, lui se la ride un po' meno, perché è un periodo che non ride molto. Però insomma sta per entrare, quindi la serata degli ex sostanzialmente si completa. Eh beh, giusto così. Sergi Roberto. Viene scaraventato a terra, però c'è calcio di punizione. Brutto intervento. Questo è brutto. Attenzione. Questo è molto brutto. È attenzione. Brutto. Questo è molto brutto. Da rivedere. Cerca l'avventura. Bella giocata. C'è il recupero per il calcio d'angolo. No, semplice rimessa dal fondo. Semplice rimessa dal fondo. Recupera. Sergi Roberto. Cerri. È molto raccolto, non concede spazi. Rimane lì il pallone. Può solo sfiorare però. Adrian Bernabé. Cerri! E c'è il palo pieno! Va al tiro lui! Rimedia, va al tiro sull'esterno, occasionissima, una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. La partita, Fabio, ormai è compromessa, ma i tifosi vogliono almeno il gol della bandiera. Adrian Bernabé gli affida il pallone, sfugge il pallone poi. Adrian Bernabé. Pronto rinvio. Tutto solo. Lo scambio tra i due. Palla, palla per lui. Lotta, guadagna una rimessa. Sergi Roberto. Subito. Il quarto uomo indica due minuti. Dall'altra parte, prova la gran botta. Buon controllo, non il tiro. Della gara da parte della madre. Oggi non sono stati 5 minuti, ma ci sono anche